Buonasera a tutti, Maurizio Monti che vi parla dalla redazione di Traders Magazine Italia, un webinar dedicato alla geometria del trading con un argomento che ha una sua storia precisa nel mondo del trading nazionale. Quello che spiegheremo questa sera è una strategia basata sul rettangolo. Strategia che Riccardo Guidi ha rielaborato da una strategia precedente che mi è molto cara, l'ha rielaborata e l'ha resa perfetta, andando a testarla su se stesso in capo a moltissimi anni di esperienza. Si tratta di una strategia, come dicevo, che fa parte un po' della storia del trading. Riccardo Guidi, nostro ospite questa sera, non solo con questa strategia, ma con il suo intero arsenale di trading, è diventato campione due volte della Traders Cup, campione d'Italia, quindi del trading italiano, e sfidando anche la competizione internazionale, si è classificato terzo alla Robin's Cup. Vedremo quindi un pezzo, una parte di quello che ha consentito a questo grande campione rappresentante del trading italiano nel mondo, vedremo qualche cosa che fa parte del suo arsenale complessivo e quindi qualche cosa da cui certamente possiamo imparare per aggiungere al nostro arsenale di trading e aumentare le nostre probabilità di successo sui mercati. Diciamo subito che questo webinar è la prima parte di una serie di webinar che poi svilupperemo ulteriormente il discorso nel corso del webinar stesso. Ne parleremo nel corso del webinar. Passo intanto la parola a Riccardo, che vedo già collegato e già pronto a poter iniziare la sua esposizione. Riccardo, ti passo il controllo del video. Grazie Maurizio, eccomi qua. 29 maggio, perfetto. A te la parola, Riccardo. Grazie. Grazie anzitutto di essere fra noi. Grazie a te di questo invito e buon pomeriggio a tutte le persone collegate. 29 maggio, ore 18, siamo anche puntuali. La geometria del trading, quindi diciamo, l'argomento in parte riguarda anche l'analisi geometrica. Io faccio solo un piccolissimo passo indietro e vi dico che per quanto riguarda varie analisi, e quindi magari parto anche dalla ciclica, a volte io storco il naso, comunque quando è che non amo fare trading, quando ho un metodo che mi dice ok, adesso può essere il mercato puoi andare sia long che short, oppure se fa questo così, però potrebbe fare anche in un altro modo. Quindi io cosa ho fatto? Ho preso l'analisi geometrica, perché comunque molto spesso il mercato presenta delle simmetrie e queste simmetrie possiamo sfruttarle a nostro vantaggio. E della parte geometrica io ho preso alcune figure. Oggi nello specifico vedremo una di queste che poi tratterò anche nei moduli più avanzati. Questa figura è rettangolo e come tutte le figure io vado ad individuare su questo rettangolo dei punti in cui la tecnica mi dica Riccardo, qua puoi andare solo in questa direzione e devi mettere lo stop in questo punto. Poi la bravura del trader è quella magari di non chiudere subito l'operazione in guadagno, ma sforzarsi di lasciarla correre. Anche qui poi non è solo bianco e nero, quindi può essere giusto anche andare a target quando magari sono a un rischio rendimento 1-1. Nel caso mio preferisco sforzarmi e puntare a target molto più alti e lo vedremo proprio in questo webinar come come utilizzo la tecnica del rettangolo. Quindi, a
la piattaforma Meta 3D4 perché so che è la più utilizzata fra tutti di voi. Questa è quella che utilizzo ogni lunedì per fare delle dirette di mezz'ora con alcuni studenti di 3DFMEG. Allora, faccio una cosa, apro un grafico nuovo, un grafico pulito e prendo euro-dollaro perché? Perché sono nel mercato più liquido, lo decambi, e vado a prendere il cambio più scambiato. Poi questa analisi posso farla con qualunque strumento. Metto uno sfondo bianco che è più pratico per un webinar, invece vi consiglio di tenere poi dopo il nero quando siete a casa per non finirvi gli occhi, nero, luce scuro, e vi consiglio anche di tenere molto bassa la luminosità del monitor, che all'inizio magari può sembrare peggiorativa, poi a lungo invece aiuta. Piccoli consigli utili. Grafico di euro-dollaro, io vado a mettere le barre a un giorno perché questa mia tecnica che vi darò oggi è applicabile, io la uso intraday e la uso su più time frame e ve le spiegherò entrambi, sia il veloce veloce che quello magari su 15 minuti, su 30, però nasce sul daily. E come nasce? Magari cerco di mettere un po' più di barre sul monitor, quelle che riesco a far entrare, ok? E cosa faccio? Vado a disegnare, quindi vedete sul mouse disegno un rettangolo, i rettangoli, i box che a mio avviso sono quelli più evidenti. Se siete tutti d'accordo con me, sicuramente questo massimo non è un massimo secco, ma è una congestione, quindi una fase laterale, un punto in cui il mercato cosa fa? Oscilla tra due livelli. Io ora ho il GoToMeeting che mi copre i livelli, lo sposto. Questi livelli sono la parte bassa, intorno a 1,12,90, io vedo che il prezzo per 1, 2, 3, 4, quasi 5 volte ha trovato un appoggio per rimbalzare al rialzo, come vedo che in area 1,24 e 75 circa il prezzo 1, 2, 3, 4 volte è sceso. Quindi in questi punti cosa potevo fare? Potevo cercare il lato opposto del rettangolo, mettendo uno stop sicuramente stretto, che poi stretto vuol dire tanto o poco, stretto nel senso che è circa un terzo, un quarto di quello che può essere il potenziale target, quindi la mia base di partenza per fare trading. Molte persone, e non le contesto, cercano operazioni uno a uno e dicono che è impossibile fare trading con un rischio di rendimento, quindi con un target 4, 5, 6 volte maggiore dello stop. Di fatto non è impossibile, è difficile. È difficile non da un punto di vista tecnico, perché la piattaforma mi fa mettere il target e lo stop dove voglio. È difficile cosa? È difficile accettare che con un target più ampio io avrò il 70% di operazioni probabilmente non positive, o vi dirò di più, avrò il 95% di operazioni che sono o break-even o stop loss. Quindi a questo punto, se è difficile farlo emotivamente, uno può lavorare su questo aspetto, capire perché non ci riesce, e anche questo è uno spunto che condividerò poi nel percorso che faremo con Maurizio. Di questi rettangoli io ne posso tracciare molti, molti altri. Quindi, per esempio, ne vedo su questo minimo qua, vedo questo rettangolo, questa parte dei prezzi in cui più volte sulla parte bassa ho un'accelerazione di alto e sulla parte alta ho proprio un blocco e una totale inversione che va a ricercare la parte bassa del rettangolo, ma ne posso fare veramente tanti. Io occhio, vedo questo. La discrezionalità sta nel fatto di non essere pignoli, pignoli, pignoli al pips, ma accettare che ci sono delle false rotture, e queste false rotture io le accetto molto volentieri perché sono i punti dove andrò a fare trading. Il rettangolo più grande è quello che abbiamo, diciamo, in tutta la parte di quest'anno. Quindi io da fine 2018 fino ad oggi ho un prezzo, quindi da ottobre, sì, 2018, ho un prezzo che a 1,1450 viene respinto a ribasso e indicativamente nella prima parte dell'anno a 1,12,50. Adesso
a 1,1150, 1,12, 1,50, viene respinto al rialzo. Io cosa faccio? Non faccio altro che assecondare questa logica. Quindi, se sono su un supporto e ci arrivo magari anche con un'accelerazione di qualche giorno, io aspetto che il prezzo magari tocca il supporto o lo rompa perché posso andare a posizionare il mio ordine di stop molto, molto vicino al prezzo. Vi rimetto le barre un pochino più grandi perché nelle dirette che ho fatto da inizio anno, che faccio mai da tempo, cosa ho visto? Inizialmente ho tracciato il rettangolo in questo modo. Ho visto che il prezzo, qua vi faccio vedere bene la trend line, ok? Vi dico anche il giorno. Il 7 marzo ha provato a rompere il rialzo accellare, non ce l'ha fatta, quindi in pochi minuti dentro la giornata comunque ha fatto un'uscita ed è rientrato. A questo punto cosa posso fare? Posso andare a comprarlo con uno stop sicuramente sul minimo e un target potenzialmente alto, quindi o la parte alta del box oppure il 50% o il massimo precedente. E questa è un'operazione. Poi cosa è successo? Dopo il prezzo è tornato nuovamente su questo minimo e la mia analisi molto molto semplice. Qui si parla di time frame daily, quindi spunti per cercare un'idea su cui fare trading sul time frame poi più veloce, quindi può essere l'orario, può essere quello che volete. E cosa ho fatto in quest'area? Ho praticamente detto io, a mio avviso, se il prezzo esce sotto questo livello, ora sono un po' costretto a spostare sempre la freccetta di GoToMeeting, non sono bravissimo con la piattaforma, non sono un professionista radiofonico, non sono un professionista, diciamo, formatore, vai pure Maurizio, quindi perdonate se a volte sono un po', posso Ma fare se dei piccoli errori. GoToMeeting è questo, credimi, ci rimetto sicuramente. Prego. E quindi l'area di 1,11 e 50 poteva essere buona per provare a comprare con uno stop molto piccolo. Poi il fatto che il prezzo mi paghi tantissimo o mi paghi poco, io cerco di diciamo di non prendermela personalmente sul fatto che se faccio un ordine non va a pagarmi tantissimo. Io sono contentissimo se comunque colgo un rimbalzo, quindi metto un ordine e il prezzo va nella mia direzione anche per poco tempo, io posso da subito ridurre lo stop loss dimezzandolo o andare a break even. Ho ottenuto il mio obiettivo. Io riesco a fare soldi nel tempo se il mio obiettivo è proteggere il capitale. Se io sono bravo a proteggere il capitale e perdere poco e non perdere nel medio e nel lungo tempo, non posso fare altro che andare a break even, ma ogni tanto il conto comunque andrà anche in guadagno. Parto dalla logica del rischio, come fanno alla fine tutti i più grandi trader, quelli che poi gestiscono veramente somme importanti. E non ho fatto altro che ripetere la stessa cosa anche la settimana scorsa, quindi giovedì scorso c'era un dato. La mia idea è stata sempre la stessa, quindi attenzione al pizzico perché il prezzo potrebbe toccare questo minimo e fare un ritracciamento. È esattamente quello che ha fatto. E secondo voi cosa vi dirò per domani o per dopodomani? Vi dirò, fate attenzione a quest'area di prezzo e ve la dico. Quindi l'1, 10 e 80, poi qui entra anche un po' di mestiere. Solitamente le figure tonde, quindi tipo 1,11, ottiene come è successo, poi dopo una volta che ha tenuto una volta o due volte, probabilmente viene rotta di almeno 20, 25, 30 pips. Quindi un ottimo ingresso potrebbe essere in area 1,11 e 75. Questo non vuole essere un segnale di trading, ma uno spunto per didattico poi per le prossime Scusa, volte. Riccardo, 1,10 e 75, giusto? 1,10 e 75. Ok, Grazie, 1,11 grazie. e 75, 1,10 e 75. Esatto. E cosa succede? Per quanto mi riguarda, è ottimo per mettere uno stop magari di 30-40 pips e un target di almeno 3-4-5 volte tanto. Poi chi mi conosce, come te Maurizio e qualsiasi che ci seguono, l'idea mia addirittura è quella di non andare neanche a mettere un target, pensa per me una 3, io dico così vicino, ma metterlo magari una 10, una 20 e seguire poi il prezzo in trailing stop.
Quindi anche in modo decisamente tranquillo, magari su grafici molto ampi, come su 4 ore, piuttosto che su daily, e quando ho un trend molto definito, basta a chiusura di giornata, come qua, portare lo stop sul minimo della barra positiva. Barra positiva, porto lo stop profit sul minimo, barra positiva, porto lo stop profit sul minimo, barra positiva, porto lo stop profit sul minimo. Se ho una inside, lascio comunque, considero la barra più ampia, accelerazione, e quando ho trend, un trend stop manuale di questo tipo mi consente di andare a prendere tutto il trend, che può essere di 2, 4 o 10 giorni. Quando il mio stop profit viene preso, vuol dire semplicemente che il mercato non è in trend, ma sono in una fase laterale, e in una fase laterale, se punto a un trend, non posso fare profitti, ma non me la prendo certo come stesso. Mi viene in mente Maurizio, che ha organizzato la Traders Cup nel 2017, e spero che presto ne organizzi anche un'altra, dopo lo stop dello scorso anno. E mi viene in mente perché io ritorno a quel momento là, proviamo a mettere un po' di barre in meno, eccoci qua. Era novembre 2017, me lo ricordo molto bene perché mi chiamò una persona in televisione proprio quel giorno e siamo qua, siamo in quest'area di prezzo qua, quindi siamo all'interno di un rettangolo, sono rettangoli di circa 2, 3, 4 mesi su un grafico daily. Il prezzo veniva da una fase molto di rialzo molto molto pronunciata, quindi da inizio anno il prezzo, quindi da gennaio 2017 fino a diciamo, fino all'estate, ha fatto rialzo molto 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 importante, e il ritracciamento era, purtroppo, eccolo qua, era ancora minimo, quindi tante persone parlavano che lo storno dovesse arrivare almeno al 38% di Fibonacci, almeno al 50%. Comunque vi faccio vedere il grafico un po' meglio come era posizionato, eccolo qua, questo è il momento di accelerazione. Molte persone pensavano giustamente, ma anche io, che il prezzo potesse arrivare almeno fino a questa base qua, quindi a questi precedenti massimi, quindi c'era ancora molto spazio. Vi rimetto il grafico un pochino più grande. Quello che ho fatto io invece è, ok, io sinceramente, bene, anch'io penso che possa scendere, però cosa ho? Metto le barre un po' più grandi, così le vedete meglio. Io sono nella parte bassa di un rettangolo. Questo rettangolo mi dice che quando siamo nella parte bassa posso utilizzare questo rettangolo comunque sia per fare un acquisto con uno stop molto stretto, poi posso avere torto e andrò a perdere 1,05 sul portafoglio o ancora meno, però non lo posso sapere prima, potrei anche avere ragione e magari fare una performance decisamente più grande. Il prezzo mi va a fare un doppio minimo con la seconda gamba un pochino più sporca, e quindi io provo a fare un buy con uno stop molto stretto e un target almeno il 50% del box, quindi questi massimi qua, o volendo anche di più. E la persona mi dice: ma Riccardo, ma tutti gli analisti dicono che scende, te lo compri adesso? E io non lo so, vediamo. E pochi giorni dopo, mi ricordo bene, Maurizio, eravamo al Traders Tour di Treviso. Il mercato stava facendo questo ritracciamento, e io proprio su questo ritracciamento, non mi ricordo bene ora su quale segnale, comunque provai a fare un buy e dissi: sto facendo la gara, ho una posizione aperta in profitto, non solo non la chiudo, ma provo a entrare con una seconda operazione e incrocio le dita. E poi di nuovo su questo tracciamento io ho comprato la terza operazione e sono andato a chiuderle tutte in questa zona qua, quindi di fatto ho chiuso due operazioni in profitto e una in perdita. Qual è il concetto? È che sono entrato con uno stop molto molto piccolo, quindi posso fare anche una leva un po' più alta senza esagerare. E questa accelerazione mi ha fatto vincere la Traders Cup, quindi ho fatto una performance a tripla cifra solo in questo momento, con un'entrata per la maggior parte delle persone azzardata o rischiosa. Quindi di fatto l'azzardo non è fare un segnale, un ingresso contro la previsione di molti. Per assurdo, l'azzardo è proprio fare l'ingresso sulla previsione di un articolo magari visto su un giornale che non è quello di Maurizio, ma sono giornali, diciamo, finanziari, dove spesso il giornalista è pagato dall'azienda per dire quello. Sì. Il vero rischio è fare un'operazione con una
uno stop troppo ampio o altrimenti veramente senza uno stop. Allora, io chiudo In questa effetti, parte perché perdonami, ti... Vai, Carlo, Maurizio. perdonami se intervengo, no? Un Sì. ascoltatore con linguaggio più colorito di come io lo esprimo ora dice, però qui Ok. fortuna, no? Non è tanto un discorso di fortuna. È chiaro che diciamo nel trading c'è sempre una componente, no? Va bene, di fattore C, chiamiamolo così, ma è Sì. umano che ci sia. Però quello che tu hai descritto, va bene, non è fortuna, è professionismo del trading, nel senso che lo stop che tu hai messo su quell'operazione era uno stop che non ti faceva male, eri consapevole di affrontare un livello di rischio che nella normalità operativa, va bene, era comunque un rischio relativamente elevato. Un Eliottiano puro ti avrebbe dato anche ragione perché quello è un ABC di Elliott puro, va bene? E quindi tu hai preso l'onda C di Elliott, quindi Bello. tanto per dire che come sempre, no? Con il senno del poi è molto facile indovinarci, ma chi ci ha indovinato prima forse una marcia in più l'ha dimostrata. Quindi non è solo, rispondo all'ascoltatore, un fattore di fortuna. È una gestione oculata, professionale del trading, dove io inserisco uno stop molto moderato. Posso farmi male anche tante volte, ma mi faccio male poco, proprio perché inserisco uno stop moderato, proprio perché sono disciplinato, disciplinatissimo nell'inserimento degli stop loss e rispetto quella che è la mia strategia iniziale, sono consapevole che può essere una strategia che mi dà origine anche a tanti stop loss ripetuti. Poi la mia capacità qual è? Quella di stare in posizione a lungo, tenere la posizione il più possibile per fare in modo che il rapporto alla fine del profit che io ho portato a casa compensa tante volte e di tante volte i piccoli stop che posso aver preso. Ed è questo il professionismo del trading. E ripeto, non è, mi perdoni l'ascoltatore che ha fatto questo tipo di osservazione, non è fortuna, ma è professionismo vero. E ti restituisco la parola, Riccardo, perdonami, ma era una considerazione che volevo fare per tutto il pubblico. No, ma sono considerazioni belle perché di fatto io nasco 15 anni fa come trader che opera per un anno esattamente al contrario di questa logica di gestione del rischio. Quindi ero disposto a guadagnare, ti parlo in termini di punti, di guadagnare 15, 20, 30 pips sul mercato dei cambi, però a fronte di uno stop che era costantemente maggiore di 100 pips, 150, 120. Succedeva che io il 90% delle volte avevo ragione, per forza di cose, perché anche se entro a caso con uno stop così grande avrò molte operazioni positive in più rispetto a quelle negative percentualmente. Succedeva però che i conti non tornavano. Io ogni mese perdevo qualcosina del conto, e quindi il conto da 10.000 passava a 9.000, poi dopo a 8.000, e in un anno ho eroso praticamente un conto senza sapere bene neanche il perché. E quindi mi sono detto, o cambio mentalità, o altrimenti questo mestiere non fa per me. Ho fatto un po' di calcoli matematici e sicuramente fare così dà un vantaggio matematico, dà uno svantaggio emotivo. E quindi io e te, Maurizio, poi, perché ci conosci, insomma, sa che in questi tour, nei corsi che facciamo insieme, aiutiamo la persona anche a gestire lo svantaggio emotivo che c'è da avere 7-8 operazioni con un segno rosso ogni 10 a fronte però di una performance a tripla cifra in fondo al periodo. Io in entrambi i campionati fatti con te ho avuto dei drawdown in entrambi i campionati, sia nel 2015 che nel 2017, io ho avuto 2 per 2 volte 13, 14, 15 operazioni chiuse consecutivamente in rosso, senza, pensa però, in un campionato nel 2016. Nel 2015 ho fatto un drawdown massimo, mi sembra, del 20 e nel 2017 forse un po' più alto del 30, però comunque spingevo, era un campionato e con 15 operazioni negative sono riuscito comunque a stare in un drawdown dove alcune persone magari non riescono a starci neanche su una,
su un conto magari che non è un campionato, ma è anche un conto personale di prova. Alla fine parte tutto da lì. Non è fortuna sì, insomma, l'abbiamo un po' spiegato. Se ci sta, io passerei a spiegare un po' anche la tecnica intraday. Dimmi te se vuoi prendere la parola 5 minuti o se continuo io. Sì, volentieri. È solo per dare agli ascoltatori qualche informazione in più su quella che è l'iniziativa congiunta che sta facendo Traders Magazine Italia e l'Istituto Svizzero della Borsa insieme con Riccardo Guidi. E noi vorremmo fare in modo che questo sia la prima esperienza di un webinar con Riccardo dove impariamo gradualmente quelle che sono le tecniche con cui lui ha vinto il campionato. E ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno già un'esperienza di trading oppure che entrano ora nel mondo del trading e si aspettano dal mondo del trading un qualche cosa che permetta loro di professionalizzare pian piano la loro ambizione, la vostra aspirazione. Ci rivolgiamo quindi a un pubblico molto vasto, il pubblico di Traders Magazine Italia, per significare che questa volta noi vogliamo fare in modo che i segreti con cui Riccardo Guidi ha vinto due campionati italiani e si è classificato terzo nel mondo, quindi terzo nel mondo e 2 volte primo in Italia, e sono sicuro che alla prossima Traders Cup Riccardo ha fortissime probabilità di essere nuovamente primo perché ci sarà ancora una Traders Cup, ma io non faccio il tifo, io sono l'organizzatore della Traders Cup, non faccio il tifo per nessuno, però conosco molto bene la realtà del trading. Riccardo Guidi è il primo professionista italiano per il Forex, non ci sono dubbi su questo. Ora lui utilizza una tecnica che dove ci vuole un certo stomaco e una certa capacità di resistenza emotiva. Ma la capacità di resistenza emotiva la si acquisisce grazie al fatto che si acquisisce gradualmente una tecnica e la si perfeziona, perché quella tecnica ci dà fiducia e ci permette di poter sopportare dal punto di vista emotivo l'impatto con il mercato e quindi di sopportare i 15 stop loss che ci ha detto poco fa. Riccardo ci ha raccontato poco fa Riccardo, io posso testimoniarlo che nella prima Traders Cup a cui ha partecipato, io lo conoscevo già bene, mi dicevano: ma che sta facendo Riccardo? Ha preso uno stop dietro l'altro. Sì, dico, ma aspettiamo perché poi si vede alla distanza quello che fa Riccardo. I fatti poi ci hanno dato ragione perché la sua equity line è letteralmente esplosa. Grazie al fatto che lui riesce con una costanza incredibile a puntare delle operazioni, a sopportare piccoli stop, sopportati in modo disciplinatissimo, e poi a prendere i trend lunghi e soprattutto a saperci stare. Quindi sono due fattori. Uno, sopportare lo stop loss e essere disciplinato nell'applicarlo. E due, sopportare di essere in una posizione in profitto che cresce e di cui vogliamo il più possibile portare a casa tutto il profitto. Mi dicono che ti stanno tempestando di domande, ma arriviamo, vi assicuro che risponderemo a tutti. E che cosa vogliamo dire con questo? Vogliamo dire che stavolta noi vogliamo veramente diffondere al grande pubblico di traders con un percorso completo questa grande tecnica che ha permesso a Riccardo di raggiungere questi incredibili risultati. Bene, questo noi lo realizziamo attraverso una serie di 3 webinar che verranno, diciamo, il primo sarà, correggimi se sbaglio, il 19 giugno, Riccardo, e a seguire poi nei giorni successivi che Dovrebbe essere saranno un mercoledì. mercoledì, perfetto, mercoledì 19 giugno, e con altre 2 sessioni, sono 3 webinar di 2 ore ciascuno, in cui Riccardo ci inserisce nella sua tecnica attraverso una metodologia che noi abbiamo chiamato Primi passi da campione.
Primi passi da campione significa che vogliamo fare in modo in quelle 6 ore e con il webinar di questa sera di nettamente instradarci in questo percorso che ci permette di poter replicare le grandi capacità di un campione di trading qual è Riccardo Guidi. Primi passi da campione è l'iniziativa di Traders Magazine, ne parleremo a lungo, riceverete molte comunicazioni da noi su questo percorso. È un percorso, ripeto, di 3 webinar di 2 ore ciascuno. Secondo me è imperdibile, è un'iniziativa di trading senza precedenti perché vogliamo fare in modo di diffondere al pubblico la metodologia con cui si diventa campioni in Italia o si diventa terzi nel mondo, come ha fatto Riccardo Guidi. Non puntiamo ad un risultato mediocre, puntiamo a un risultato di massima qualità. È un percorso di cui, se volete fin da ora le informazioni, mandate un WhatsApp, un SMS al 320 87 56 444. Il numero è attivo per tutto il webinar e per le ore successive al webinar. È attivo anche per chi vedrà questo webinar in forma registrata. Per tutti coloro che ci vedono dall'estero, che ormai sono tanti, in modo particolare dalla Svizzera italiana e comunque tutti coloro che nel mondo apprezzano il trading italiano parlando italiano, aggiungete davanti il più 39 per l'Italia, essendo un numero italiano. 320 87 56 444. Vi assicuro che ne vale veramente la pena. Parlate col nostro customer care che comincia a darvi le prime informazioni su questo percorso. Ma adesso vorrei, Riccardo, di ripassarti la parola per andare ancora avanti in quello che tu Ok. stavi esponendo, perché passiamo alla parte intraday. Dico bene, abbiamo visto qualche cosa sul daily, ok? Bravo. E vediamo nell'intraday cosa succede. Vorrei ribadire che questo webinar, come sempre, è registrato e potrete rivedere la sequenza di tutto quello che abbiamo detto tutte le volte che volete perché riceverete il link della registrazione. Mi dicono, c'è un ascoltatore Eccomi. che non sente, Sì. però mi dicono la regia che ci sembra tutto regolare, quindi magari l'ascoltatore può ricollegarsi se ritiene. Ecco, adesso è ok, mi dicono. Perfetto. A te la parola, Riccardo. Grazie ancora. Prosegui pure la tua lezione. Allora, eccomi qua. Io a questo punto mi appoggio alle slide per introdurre poi la variazione che utilizzo per fare un box, un rettangolo, e per farlo su grafici dentro la para daily, quindi può essere a 5 minuti, 15 minuti, 30 minuti, è indifferente l'arco temporale, ma vado proprio a lavorare su dei livelli, su degli orari e su dei livelli. Perché il mercato dei cambi intanto ha il grosso vantaggio di non chiudere mai, quindi ho una certa tranquillità notturna perché in caso di movimento contrario io ho uno stop che mi permette di uscire sempre dal mercato. I momenti in cui il mercato scambia sono senz'altro nelle nostre ore d'ufficio, quindi dalle 8 alle 17 fino a poco fa, ed è la parte principale. È il mercato di Londra che scambia i maggiori volumi in assoluto. La seconda parte più importante è quella americana, che parte già dalla nostra ora di pranzo, quindi quando siamo con la forchetta in bocca iniziano ad arrivare i primi americani, e finisce poi dopo alle 22, ma di fatto per me la parte principale è senz'altro Londra e l'accavallamento con New York. In questo accavallamento avviene qualcosa di particolare perché molte persone dicono che il mercato è sporco, ma di fatto non è sporco, perché ci sono persone che investono in modo diverso e mercati azionari che comunque portano anche a degli scambi sul valutario con ottiche diverse. Quindi non bisogna arrabbiarci se il mercato è sporco, ma capire come sfruttare queste sporcature a nostro vantaggio, ed è quello un po' che vi ho fatto vedere prima sul Multiday. Adesso lo faccio vedere su Daily. Io di fatto cosa faccio? Cerco di semplificare sempre al massimo tutto. Quindi da quattro aree
siccome nella parte notturna dormo ed è anche la parte un po' meno scambiata, io accorporo quella che può essere Sydney con Tokyo e vado a creare queste tre grandi aree temporali. La prima, che è la sessione asiatica, che inizia dalla nostra mezzanotte e ce la portiamo avanti fino alle 8:30, 9, ed è per me, non dico l'area più importante, però è un'area che mi può dare un rettangolo, come vedete. Cosa vuol dire? Che io mi vado a segnare il massimo e il minimo che ho su questa sessione asiatica, quindi la mezzanotte a quando accendo il computer, quindi alle 7:30, 8, 8:15. Non è tanto importante l'orario finale di questo rettangolo, ma l'orario iniziale. È importante perché tutti i principali mercati prendono come riferimento per l'apertura la mezzanotte europea, e poi vi dirò anche perché. Cosa vado a fare quindi? Io nella sessione asiatica avrò sicuramente un minimo e un massimo. Io quindi dalla mezzanotte alle 8 vado a segnarmi sul grafico, lo facciamo adesso insieme, il massimo e il minimo. Questi livelli che ho tracciato perché sono importanti? Perché se io sono un trader che gestisce tanti soldi, quindi magari lavoro per un fondo, o comunque devo fare delle operazioni per essere pagato, per avere poi un risultato, la mattina non vado a vedere se il super trend è rosso o verde, o altri oscillatori settati in modo particolare, ma semplicemente apro una finestra come questa che vi faccio vedere adesso e vedo, faccio finta adesso che siano le 8 di mattina anziché le 6:30 di sera. Cosa vedo? Vedo che io posso comprare o vendere in mercato, e a questo punto il prezzo sarà quasi uguale, non ci sarà un pipsel di differenza, però domanda e offerta. E poi vedo anche che ho un minimo e un massimo. Questi sono due parametri universali per tutti, e tutte le piattaforme mostrano questi valori. Cosa succede? Succede che su questi livelli io senz'altro avrò dei grandi, grandi volumi. Andiamo a vederlo insieme se c'è state. Quindi a questo punto vado su un grafico a 15 minuti, me lo porto ad oggi e mi vado a prendere, per esempio, il box di oggi. Quindi vado alla mezzanotte, olè. Quindi faccio sul grafico quello che vi ho appena fatto vedere sulle slide. Prendo la mezzanotte, prendo le 8, ok, e faccio un rettangolo, prendendo come riferimento la parte alta, il massimo del rettangolo, il massimo fatto in questa sessione, e il Scusami, minimo. Carlo, la mezzanotte europea o la mezzanotte di Londra? La mezzanotte CET o la mezzanotte di Londra? Allora, Mezzanotte italiana o la mezzanotte? è la mezzanotte che coincide con l'apertura dei futures americani, quindi può variare durante l'anno. Ah, ok. È l'unica accortezza da tenere un po' sott'occhio. E mentre la parte finale poi del rettangolo è indifferente, sono 7:30, 8:30. Ok, quindi diciamo che la mezzanotte Se uno guarda la piattaforma Future, vede, è automatica, quindi è lei che si allinea. adesso ho un attimo di perplessità anche io, nel senso che dovrebbe essere quindi la mezzanotte, quella di Roma, insomma, per intenderci, quella nostra, quella italiana. È la mezzanotte nostra, però durante l'anno ci sono un Perché paio sono di vivi allineamenti. 4 settimane l'anno in cui diventa le 23, è così? Esatto, Esatto, è così. Sì. sì, perfetto. Quando praticamente in America c'è l'ora legale e da noi non c'è, questo Bravo. avviene per 4 settimane, 3 settimane a marzo e una settimana in genere a Bravo. novembre, la prima di novembre, in queste 4 settimane diventano le 23, altrimenti diventa la mezzanotte. Che questo è precisamente quello che avveniva nel Esatto, io semplifico sempre. vecchio rectangle mio di Ok, tantissimi anni fa, semplifico. ha mantenuto la stessa anima. Vedi? 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 E
Cosa faccio su questo rettangolo? Se io sono uno scalper, quindi lavoro con un time frame molto molto veloce, che può essere il tick, grafico a volumi, 1 minuto, 5 minuti, io posso usare la base del rettangolo per comprare il prezzo e provare a fare una scalpata, quindi andare a cogliere qualche pips e portarla a casa. Vi faccio vedere che questa cosa avviene praticamente sempre. Poi che avvenga sempre non vuol dire che sia facile poi da tradare, nel senso che sia facile mettere bene stop e target, però prendo allora la mezzanotte di ieri, ok, eccola qua, e vado a prendere le 8. 8:30, 8, e faccio la stessa cosa, quindi vado a rifare il rettangolo prendendo il massimo della sessione asiatica di ieri, ole, e il minimo. Ok, e cosa vedo? Vedo che a parte ho fatto male il massimo, ve lo aggiusto se ci riesco, ma comunque quanto voglio conto è il minimo, io perché è uscito per primo nella parte bassa, il prezzo tocca il minimo. E ha subito un ritracciamento. Addirittura in questo caso lo fa per 2 o 3 volte. Io comunque prendo solo la prima. In questo modo posso andare a fare un'operazione contrarian sul primo tocco del box e provare comunque a cogliere un profitto. Ovviamente se cerco un 1 a 1, lo scalping è più facile avere molte operazioni positive, lo dicevo prima. Certo, no, ma non è la Quest'ottica è migliore. non è la cosa migliore, infatti questa operatività qua, diciamo, cerco di non farla, ma non la faccio perché col passare del tempo sono diventato più una formichina e quindi preferisco stare attento al rischio e cercare invece dei trend un po' più importanti. Quindi se riesco a vederlo, faccio anche l'esempio, sì, lo riesco a farlo, anche del lunedì, pensa a questo punto, ok, mezzanotte e le 8, ok, e il prezzo, ole, prendiamo il massimo, prendiamo il minimo, il prezzo cosa ha fatto? Allora, ce la farò? Ce la farò? Allora, ok, ce l'ho fatta. Il prezzo anche qua va a toccare il minimo e ha un ritracciamento, quindi sono 3, 4, 5 pips quelli che sono, però questa è un'ottima idea appena esce, che esca sul basso, sul rialzo, per provare a cogliere qualche punto contrario. E questo è fare scalping. Io non voglio fare scalping, ma utilizzo questo rettangolo per fare un'altra cosa, quindi rimango sempre e comunque sopra al 15 minuti. E cosa faccio? Mi appoggio alle slide, si può fare anche questo. Utilizzo il rettangolo come filtro, quindi all'interno di questo box che ho fatto verde in questo webinar, io non vado a fare trading. Può essere un dato utile, può non esserlo. Sicuramente io all'interno di questo box non faccio niente. Se il prezzo non esce mai da questo rettangolo, e può succedere durante il mese anche 1 o 2 volte, io rispetto il mio piano e quindi finché non esce non faccio niente. Mi aiuta a rispettare una tecnica, ma vado a fare qualcosa di più. Sfrutto intanto un altro dato. Prendo, rimetto il time frame daily, metto le barre un pochino più grandi e osservo l'ampiezza delle barre che ho sul grafico di euro-dollaro, quindi massimo e minimo di una barra daily. In questo caso è 66 pips, poi ne prendo un'altra a caso e potrebbe essere questa, e siamo a 61 pips. Diciamo che la media di euro-dollaro di range giornaliero è intorno ai 60 pips. Poi avrò delle barre piccole, come quella di ieri, magari di 40 pips, o delle barre dove ho un dato e probabilmente questo range sarà molto più ampio. Infatti siamo a 150 pips. Però queste barre molto ampie posso in parte sapere quando si verificano, quindi sicuramente un giorno potrà essere il primo venerdì del mese, perché c'è il dato più volatile sui cambi, non farm. Poi io so che
ogni 2 mesi parla sia la Banca Centrale Europea che la Banca Centrale Americana, e anche in questi giorni, che sono spesso dei giovedì, avrò molta, molta volatilità. E ho poi casi rari come magari delle elezioni di parlamenti europei o situazioni critiche in alcuni paesi. Quindi cosa so? So che il range medio è di 60 pips. So che ho un giorno a settimana, che è lunedì, che questo range tendenzialmente è un po' più piccolo, e so che in alcune giornate specifiche, 3-4 giornate al mese, questo range sarà più grande. Quindi con questi parametri io non trado al centro di questo rettangolo, che mediamente è 20 pips, per darvi un valore termine di punti. Non trado in questo rettangolo. Cosa vado a fare? Proietto l'ampiezza del rettangolo indicativamente, poi non è così, però cerco in questo webinar di lasciarvi comunque con uno spunto operativo da subito. Proietto questi 20 pips al rialzo e a ribasso, e vado a entrare contrarian, quindi sell nella proiezione opposta a rialzo e buy nella proiezione opposta a rialzo, ribasso. Perché? Perché sul grafico daily, sempre da osservazioni facili, semplici, ecco, non è che vi sto svelando chissà quale mistero, io vedo che il prezzo tende spesso a rompere un minimo e poi andare nella direzione opposta. Qua mi rompe un massimo e prezzo va nella direzione opposta, rompe il minimo dei giorni precedenti e va nella direzione opposta. E questa logica la fa veramente molto spesso: rompe il massimo, tende a scendere; rompe il minimo, tende a salire. Questo sui vari mercati liquidi lo fa praticamente non tutti i giorni, ma lo fa veramente spesso. Io cosa faccio? Posso magari cercare anche il massimo del giorno prima, e se esce dal range del box doppio, io cosa faccio? Vendo, per esempio, a 40 pips di range già fatti, posizionando lo stop loss ad altri 25-30 pips. Io ho uno stop loss che in quel giorno, in chi vuole fare il trade, difficilmente verrà preso, soprattutto se non faccio questa operazione quando ho un dato molto, molto volatile. Quindi ho un grosso vantaggio nell'entrata. Facendo così, io provo andare a cogliere il massimo o il minimo del giorno. Poi, di fatto, io non so se quel minimo sarà un minimo a 15 barre daily o sarà un minimo a 15 minuti, e magari poi comunque a malapena riesco a uscire a break even, o magari comunque lascio in perdita qualche pips. Non faccio altro che ripetere questa cosa con costanza, con qualche accorgimento in più, e diciamo, alla lunga sono qui ormai da qualche anno a ripropormi sempre con queste cose semplici, che però alla fine pagano. Quindi mi rilascio un po' anche alla domanda di prima, quindi alla fortuna, al caso. In realtà sembra tutto caotico o fortunato, ma in realtà alla fine bisogna accettare il fatto che non bisogna comunque per forza avere studi di economia nel curriculum, ed è il caso mio, anzi a volte quasi meglio non averli. C'è un po' di casualità, non nel fatto di fare trading, ma la casualità è nel risultato. Quindi mentre in un'attività tradizionale io posso aprire un bagno sulla spiaggia e sapere che avrò il picco, il mio massimo guadagno ad agosto, e comunque guadagnerò molto bene anche a luglio, giugno e settembre, e dovrò poi stringere un po' nei mesi invernali perché non avrò reddito. Nel trading io ho questo picco stagionale, però non so quando, quindi posso avere questo picco a gennaio, posso avere questo picco a novembre. La bravura sta nel restare concentrati tutto l'anno e non emozionarsi troppo se si parte bene, perché non vuol dire che poi se faccio 100% subito in 3 mesi debba fare il 1000 in fondo all'anno, anzi quello può essere anche il mio massimo traguardo dell'anno, e comunque va benissimo così. Oppure dovrei stare concentrato se magari fino a giugno-luglio non ho ancora portato a casa quello che per me potrebbe essere lo stipendio o comunque i soldi necessari. Allora, quindi alla fine l'importante di tutto questo, vi ho detto un po' dove si può provare a fare l'ingresso, vi ho detto
la direzione dell'ingresso, quindi posso fare la scalpata sul grafico a minuto. Vi consiglio di stare tutto in frame più alti, 15-30 minuti a orario, e cercare un po' quello che vi ho detto, quindi provare a cogliere il massimo, il minimo della giornata. Anche qui su molti libri si legge di non provare assolutamente a cogliere il massimo, il minimo. Io vi dico che se faccio come mi dicono le banche, la mattina se apro il report bancario, mi dice Riccardo, allora oggi il mercato è negativo, vendi, oppure oggi il mercato è positivo, compra. Io a far così non ho mai fatto risultati entusiasmanti, anzi, in realtà ho sempre fatto, penso. Sì, vai, vai. Credo nessuno abbia fatto mai risultati entusiasmanti in quel modo. Quindi anche qui mi sono detto: proviamo a fare un po' l'opposto, e l'opposto, insomma, in questo momento mi sto dando ragione. Alla fine la differenza vera, cosa mi ha fatto fare così bene, è sicuramente rispettare, come diceva Maurizio, sempre questo tasto qua, quindi lo stop loss, piccolo o grande che sia, comunque la bravura è rispettarlo, rispettarlo sempre. Con Maurizio insegniamo anche il motivo per cui questo stop non viene rispettato, perché la maggior parte delle persone lo associa a un fattore di pericolo, però è sbagliato questo, perché pericolo è se sono in macchina e sto scendo di strada, se sento una scossa di terremoto, che è giusto che abbia un picco di adrenalina che magari vada fuori ufficio, ma se un'operazione che è una frazione del capitale che io ho, che decido di mettere su un conto per fare degli investimenti, di questo conto che ho, decido di rischiare solo un quarto, un quinto, quindi solo magari il 20%, e per di più non decido di rischiarlo tutto in un'unica operazione, ma decido di rischiarlo magari in 30 parti diverse. Com'è che entro alla fine con un rischio irrisorio su quello che è il mio patrimonio, e appena l'operazione perde 20 pips io entro nel panico? Ecco, devo lavorare su questa cosa qua, e quindi devo, diciamo, uscire dalla fase di blocco, quindi di panico, frustrazione, quello che volete, e lavorare sempre, sempre, sempre in modo responsabile. E qui Maurizio è un maestro a insegnarci questo, è sempre bello, bello ascoltarlo. E diciamo che siamo, secondo me, Maurizio, in chiusura di questo webinar. Io avrei ancora tantissime cose da dire, però di fatto qualche spunto veramente interessante e utile già per domani l'ho dato, sia per il trader che fa scalping, sia per chi magari come me prova a posizionarsi comunque in un'ottica che può essere, diciamo, l'H1 o 30 minuti, e poi ho dato comunque qualche spunto anche di analisi per chi lavora con indicatori, con media mobile oscillatori, perché poi fare quel rettangolo sul grafico daily piuttosto che weekly, comunque aiuta a capire se siamo in una fase di trading range oppure in una fase di range puro. Quando il prezzo esce da quel rettangolo, tendenzialmente poi entra in un rally, ed è nel rally che io devo iniziare a filtrare le fasi di per comprato e per venduto, non tanto per comprare un ipercomprato, ma magari per continuare a venderlo, ecco, perché non sono più dentro un box, ma sono in una fase molto, molto direzionale. Tu Se sei comunque d'accordo, comunque ti sei ripasso contrarian la parola. nell'impostazione che hai dato fino ad ora a livello di strategia, dico bene? Cioè molto contrario nel senso che tendi a entrare diciamo, sul rimbalzo, ecco, sostanzialmente. Dico bene? È corretto? Sì, ormai i mercati moderni, da quando ho iniziato io, insomma, dagli ultimi 15 anni, tendono ad essere più liquidi sono, e più, per quanto mi riguarda, paga l'ottica contraria, che poi in realtà è contraria al trend di breve, però in realtà poi dopo è a favore al trend di medio. Tu usi E oppure sto. cerchi di stare attento e entrare al mercato proprio per sapere qual è la tua operatività specifica. Allora, è passata l'ambulanza mentre mi facevi la domanda, sia per voi che per me, non ce l'avevamo prima. Ripeto, nel frattempo dico agli ascoltatori che è iniziata come al solito l'ultima parte del webinar e come al solito negli ultimi minuti del webinar è possibile cogliere
la super offerta. Quindi se mandate un SMS ora con super offerta al 320 8756 444, prendete un'offerta imperdibile sul corso di 6 ore, di 3 webinar di 2 ore ciascuno, che organizzeremo anzi, che abbiamo già organizzato con Riccardo Guidi, per le giornate del 19 giugno, 26 giugno, 3 luglio, in remoto, quindi attraverso GoToWebinar. Non vi dovete spostare da casa, ma si tratta di un'iniziativa imperdibile, perché acquisiremo le nozioni per fare i nostri primi passi da campione. Primi passi da campione è il titolo di questa iniziativa con Riccardo Guidi. Vogliamo fare in modo di replicare quello che lui fa, quello che lui ha fatto per diventare campione 2 volte d'Italia e terzo nel mondo alla Robin's Cup. Primi passi da campione a vostra disposizione al 320 8756 444, con un WhatsApp, un SMS. Da questo momento 10 slot per la super offerta. Se vedete questo webinar in forma registrata, 5 slot anche per voi che lo vedete in forma registrata. Scrivete super offerta sul vostro WhatsApp o SMS. Adesso quello che ti chiedevo, Riccardo, se può, ti ridò di nuovo il controllo del video. Sì. E nella conclusione, se puoi un attimo rivisualizzare la slide, quella con il tuo disegno, dove disegnavi appunto il sell e il buy e il non trado, no? Ok, eccola. Sì. Perfetto. Allora, nella sua semplicità, questa slide, permettimi un attimo di interpretarla per Ma rendere certo. nella sua semplicità, questa slide rappresenta una tecnica di trading assolutamente semplice ma estremamente evoluta, dove Riccardo ci ha spiegato che in definitiva va a individuare qual è la volatilità che lui si attende sullo strumento che sta tradando. Questa volatilità lui la rappresenta in questo modo, la rappresenta come un presunto massimo e un presunto minimo, e sulla base di quella presunzione di volatilità lui fa un trading contrarian, e adesso risponderà alla domanda che gli ho fatto. È un trading contrarian fatto con un ordine limite o fatto con una particolare attenzione che tu poni al mercato in determinati momenti della giornata, che io so essere per te le prime ore del mattino? Esatto, purtroppo è la seconda domanda per la risposta, perché diciamo si può fare anche con la prima. Si può fare anche con la prima. Il punto è che facendolo con la prima si ha un vantaggio, nel senso che io la mattina faccio un'analisi alle 8, posso dopo 3 minuti mettere l'ordine, metto lo stop e guardo cosa succede a fine giornata o magari comunque posso fare altro. È che facendo così sono costretto a mettere magari uno stop loss un po' più ampio e poi diciamo posso essere un po' meno bravo a filtrare delle piccole correlazioni, delle piccole congestioni che si possono verificare durante la mattinata e quindi poi in realtà sono tante sfumature, no? Certo, Che rendono il dilettante un campione e queste sfumature sono quelle che poi proveremo a dare in tre webinar, però si può fare un po' tutto. Sicuramente io quello che faccio entro manualmente quando il prezzo magari mi va a fare delle rotture di certi livelli che individuo comunque in quelle aree dove c'è scritto e buy e poi cosa succede? Se il prezzo praticamente rompe e continua dritto, io non vendo. Se il prezzo mi fa vedere un minimo segnale di debolezza se voglio vendere o un minimo segnale d'acquisto se voglio comprare, a quel punto provo a fare trade, quindi anche con un filtro poi anche di buon senso, di buona logica, ecco, per non mettere un ordine e magari vengo bruciato e vado in stop dopo 20 secondi, ecco, mettiamola così. Ok, perfetto. E dal massimo del rettangolo
Nell'esempio che hai fatto prima, tu avevi posto un'ipotesi di 60 pip di volatilità, no? Era solo per interpretare meglio ancora Sì. meglio il sell e quel buy. Quindi significa che quel sell e quel buy, se tu hai individuato una volatilità di 60 pip, è distante 60 pip l'uno dall'altro, è corretto? Non proprio perché allora il box è, ipotizziamo 20 pips, poi dei giorni sarà 14, dei giorni 25, ecco, quindi diamo 20 come valore di riferimento. Io se proietto il box e vendo indicativamente su questa proiezione, ma che poi di fatto non faccio così, ma è per trasferire un po' un'idea, io mi troverei a vendere. Quando il prezzo ha già fatto i 20 pips del box più altri 20 che la proiezione, quindi io sto vendendo in un range in quel momento giornaliero di 40 pips già percorsi. E se vado a mettere uno stop, per esempio, di 25-30 pips, lo stop sarebbe se sommo i 20 più i 20 più i 25-30, lo stop loss è a 70 pips e siamo già fuori dal range medio, quindi quello che conta è avere lo stop loss fuori dal range medio. Non parto dall'ingresso, ma parto sempre dallo stop. Tutta l'analisi è sempre sul rischio, quindi voglio rischiare poco e voglio che il mio stop venga colpito meno volte possibili. Perché ti dico questo? Perché poi discrezionalmente non entro a caso, ma se magari mi accorgo che lo stop è 3 pips sotto una forte resistenza, quindi sotto a un massimo settimanale, comunque a un livello che individuo come sensibile, a quel punto rivaluto tutto. Quindi cosa faccio? Faccio un'operazione con uno stop di 40 pips, provo a vendere magari un po' più vicino allo stop, e qui sono tutte le variabili che proveremo un po' a condividere insieme, ecco. Però spero che il ragionamento di fondo sia passato. Assolutamente sì. Riccardo, solo una precisazione sul daily, se puoi farla. Certo, certo. Ci hai fatto vedere molti rettangoli disegnati nel Sì. daily. Uno particolarmente entusiasmante, appunto l'ultimo che hai, a mio avviso, l'ultimo che hai disegnato, forse perché rappresenta un po', come dire, dati molto attuali e quindi non poteva non entusiasmarci. Ma il criterio con cui tu imposti il rettangolo è esclusivamente visivo, oppure c'è un criterio di dimensione, di numero di barre, come dire, è un criterio che è riconducibile ad una formula, ad una regola. Non ti chiedo se la formula magari non è oggetto di questo webinar di rivelarla, però mi piacerebbe capire, piacerebbe anche al pubblico capire se il disegno è puramente discrezionale sulla base della tua esperienza, o se segue alcune regole. Allora, il disegno non segue regole precise, perché il mercato è comunque in continua evoluzione. Quindi si ripetono anni molto volatili ad anni molto molto poco volatili. E quindi cosa faccio? Io sicuramente non traccio un rettangolo in un movimento direzionale, però il rettangolo mi serve per capire quando potrebbe essere adesso. Io provo a comprare, come avevo detto, in area 1,10 e 70. Prendo uno stop, prendo due stop. A questo punto mi accorgo che il prezzo potrebbe non essere più misurabile dentro il rettangolo, ma potrebbe entrare in trend. A questo punto io, quando è in trend, non faccio più dei long, ma cercherò solo degli short e andrò a cercare un nuovo rettangolo quando il prezzo, da molto direzionale, tornerà a farmi vedere un po' di congestione, quindi mi farà vedere un minimo, magari come qua, un ritracciamento che fa un massimo e fa vedere un minimo che o non ha la forza di recuperare il minimo precedente o comunque doppio minimo e si riparte. A questo punto posso iniziare a tracciare il mio rettangolo e la seconda cosa più difficile in realtà non è quella di tracciare il rettangolo, ma è quella di essere bravi nell'individuare bene le false rotture, come individuarle, come prenderle, e a volte ci sono movimenti che sembrano, diciamo, far uscire il prezzo da tutto il rettangolo, e poi invece assistiamo al fatto che ci entra dentro e ci rilavora,
E quindi la bravura è capire se è ancora il caso di comprare oppure no. Quindi ennesimo argomento da affrontare e Certo, spiegare e risolvere bene. perfetto. Va bene, e, credo che posso un attimo riprendermi il controllo del video. Mi pare che sono rimasti 3 slot, credo, o 2 o 3 slot, no, 2 mi dicono. Quindi, per favore, prenotate la super offerta al 320-8756-444. Avete ancora 2 possibilità all'interno di questo webinar. Poi, per chi ascolta questo webinar in forma registrata, ci sono 5 slot aperti per prendere la super offerta. Super offerta al 320-8756-444 con WhatsApp o con SMS. C'era una domanda sola. Ecco, quindi ci sono anche delle condizioni, mi pare di aver intuito, dove tu entri anche in favore di trend. È così, Riccardo? Che non abbiamo spiegato questa sera. Però ci sono, nella tua strategia ci sono anche una parte del tuo arsenale di trading e anche l'ingresso in favore di trend. Allora, io utilizzo il rettangolo che faccio sulla sessione asiatica 9 volte su 10 per fare per usare un po' l'idea, lo spunto di oggi. Esatto. Però quando ho diciamo una riduzione drastica di volatilità sul grafico daily, lo uso per cercare invece un'accelerazione fuori dal rettangolo. Quindi quando ho dei pattern specifici sul grafico daily, per esempio una doppia inside, un DNR4, comunque quando ho molta molta compressione, a questo punto diciamo che non è che cerco la direzionalità, anche se poi il trade è quello. Il punto è che non cerco di andare contrario in un momento in cui la volatilità è molto molto compressa, perché potrei trovarmi con operazione in stop nel momento in cui la metto. Quindi la logica è inversa, però la risposta è sì. Invece su time frame un po' più alti, con altre tecniche, anche quando io ho un rally, quindi quando ho un'accelerazione molto molto forte, entro comunque non sulla rottura di un massimo, ma cerco un ritracciamento minimo. È una tecnica validissima negli ultimi anni sugli indici, che continuavano sempre sempre a salire, non in rally ma a salire. Era semplicemente quella di comprare un minimo di una barra negativa, rottura del minimo, e si ripartiva su. Quindi anche quando ho tante barre verdi, la mia idea è sempre comprare, però dopo una debolezza, non sul massimo assoluto. Ok, perfetto. Senti, proprio l'ultima domanda, e poi ti lasciamo andare ai tuoi impegni serali che sappiamo essere sempre molteplici. Sì. Non abbiamo visto nei tuoi grafici degli indicatori. Tu usi qualche indicatore, non lo usi per niente, e se lo usi così, un'indicazione, ogni tanto che cosa guardi? Allora, premesso che non sono affatto contrario all'uso di indicatori, io nasco come trader solo con indicatori, quindi usavo una media mobile e un oscillatore, quindi aspettavo l'oscillatore che fosse né per comprato né per venduto, e poi il taglio della media per fare l'operazione. Poi ho iniziato a mettere più indicatori nel grafico senza trovare la quadra, e piano piano li ho un po' tolti tutti. Quindi alla fine vado a lavorare questi livelli statici o dinamici. Quindi il prezzo, appena li tocca, li rompe, faccio il trade. Se continua a scendere, esco; se invece mi torna sopra il livello, falsa rottura e cavalco il trend. Questo mi aiuta semplicemente a sapere sempre sempre cosa fare, essere molto lucido. Quindi sopra un livello compro, sotto vendo, sopra lascio correre, sopra esco. Ad oggi posso dirti che sono 8 anni che non metto un indicatore nel grafico, ma non lo faccio anche perché quelli che usavo, tipo una media mobile a 20 piuttosto che a 50, se mi dici dove passa, io te la disegno a mano dopo anni che l'ho avuta sul grafico. Quindi non mi aiuta. Sì, non è presunzione questa, diciamo, ecco,
Anche, e poi comunque diciamo che anche il ritracciamento poi non lo cerco sulla media, ma lo cerco comunque sempre su un minimo o su un livello dinamico e quindi ecco, non mi aiuta per questo, ma non sono comunque contrario, ecco. Quindi se all'inizio possono far comodo dando una mano, ben vengano, basta non aspettarsi dall'indicatore, dall'oscillatore, la risposta al nostro trading, quindi non è lui che decide, ma alla fine siamo sempre noi. Certo. E, ultimissima ancora, Riccardo, i box che tu utilizzi nell'intraday abbiamo visto che sono box di 8 ore, ho capito bene? No, di, oh, Esatto, ecco, esatto. questo dato di 8 ore, questa dimensione, diciamo, che tu hai scelto è determinata ovviamente dall'aver sbattuto la testa qualche migliaio di volte provando quello a 6, quello a 7, quello a 6 e mezzo, oso immaginare una cosa di questo genere. E quindi 8 ore per te è una forma, per così dire, di ottimizzazione che tu hai dato al tuo sistema e hai constatato che quello è il modo migliore per avere risultati. È corretto? Guarda, ti dirò di più, se uno vuol fare una sorta di scalping, quindi vuol fare proprio prendere pochi pips, già dalle 5 ore in poi, quindi quando siamo ancora notte fonda, quando ancora io sono a letto, mi sogno di mettere la sveglia per fare trading, però già il box inizia a funzionare molto bene reversal su un grafico velocissimo, quindi un minuto grafico tick, quindi dalle 5 ore in poi ogni nuovo tocco. Le ore successive può essere buono per cercare un reversal di scalping puro. Visto che io faccio l'opposto e quindi voglio cogliere il massimo e il minimo del giorno, mi sono accorto che i movimenti trend partono dalle 8 in poi. Poi non so se parte alle 8 e mezza, 9 e mezza, 10 e mezza, però io sono pronto poi dopo la prima sfuriata a provare a mettermi contrario, incrociare le dita e vedere se quello è il massimo o meno o minimo della giornata. Ok, e volevo dire a tutti coloro che hanno fatto domande di natura, come dire, non strettamente tecnica legata al webinar, per esempio abbiamo un ascoltatore che chiede la dimensione minima di un conto con il Forex, diciamo che non esiste una dimensione minima in senso assoluto, ci sono conti che possono essere aperti. Con importi veramente molto bassi, diciamo normalmente io dico che dovrebbero essere almeno da 1000 euro in su un conto di Forex, però esistono anche i cosiddetti microcent con cui si possono aprire conti ancora più piccoli. In ogni caso, se mandate un SMS o un WhatsApp non con scritto super offerta, ma con scritto richiesta di informazione al numero 320 87 56 444, il nostro customer care è in grado di assistervi, di aiutarvi sulla base delle vostre necessità, anche per indirizzarvi su quelli che sono i conti di Forex che noi riteniamo più interessanti e su cui magari abbiamo testato meglio le nostre applicazioni, i nostri sistemi di trading, senza nessun impegno, in modo assolutamente informale, senza che dobbiate sentirvi impegnati per il fatto che avete mandato un SMS o un WhatsApp. Vi rispondiamo volentieri anche su qualsiasi tipo di informazione, di domanda tecnica, di approfondimento che possiate desiderare anche diciamo su tutto quello di cui abbiamo parlato in questo webinar o tutto quello che vi può interessare per approfondire gli argomenti inerenti al trading sul Forex e comunque al trading sui modelli operativi che noi illustriamo. Bene, siamo in conclusione, Riccardo. Anzitutto ti devo un grande ringraziamento da parte mia, da parte del pubblico di Traders Magazine Italia, perché siamo in conclusione di questo webinar, ma credo che ci hai dato degli spunti veramente molto interessanti da mettere nel nostro arsenale di trading. Chiaramente sono spunti, quello che potevamo realisticamente fare in un webinar di un'ora e un quarto, come poi è andata a finire, sono 19:11, e quindi questo webinar però è la prima puntata di un percorso più ampio
che si svilupperà su tre webinar di 2 ore ciascuno, che viene messo a vostra disposizione dal 19 giugno, mercoledì 19 giugno, mercoledì 26 e mercoledì 3 luglio, grazie alla collaborazione con Riccardo Guidi e con Traders Magazine Italia, per fare i nostri primi passi da campione. Primi passi da campione, la nuova iniziativa di Traders Magazine per mettere a disposizione del pubblico le tecniche con cui Riccardo Guidi ha vinto i campionati italiani e il campionato ed è arrivato terzo alla Robins Cup. Tenete presente che la Robins Cup è di dimensione mondiale. Alla Robins Cup partecipano i webinar di tutto il mondo e stasera abbiamo avuto ospite chi è arrivato terzo, chi ha rappresentato l'Italia in modo così onorevole da classificarsi terzo nel mondo. 2 volte primo in Italia e 1 volta terzo nel mondo. E come dicevo prima, alla prossima Traders Cup le probabilità che Riccardo Guidi vinca di nuovo il campionato sono così elevate perché, credetemi, conosco molto bene il mondo del trading e Riccardo Guidi è il primo in senso assoluto nel mondo del Forex in Italia. Il secondo è distanziato di tanto, eh? Il primo è sicuramente Riccardo Guidi, perlomeno per il Forex di questo tipo, per il Forex che cerca, come dire, il reddito mensile da guadagnare giorno per giorno con un po' di attenzione ai mercati. Riccardo, quante ore stai davanti alla piattaforma in una giornata? Dai questa informazione perché questo io lo so quanto ci stai, ma vorrei che lo sapessero gli ascoltatori. Allora, io provo a sfatare un mito che le ore vere davanti a un grafico non sono molte, sono poche. In alcune giornate si parla di minuti, perché io vado a mettere degli allarmi sulle aree su cui voglio fare trading, e finché questi allarmi non scattano, io tendenzialmente faccio altro, quindi una bella colazione con calma, leggere un libro, e faccio trading solo quando il prezzo è sul livello su cui voglio fare trading. Poi non è detto che entri, quindi io ho un setup, poi il setup deve comunque rispettare altri parametri. La cosa più semplice per me è quando sono dentro, perché quando sono a mercato io ho uno stop in macchina che non tolgo, non sposto, non modifico, lo metto con una certa logica. E a quel punto basta ogni 2, 3, 4 ore andare semplicemente a vedere se l'operazione mi sta pagando oppure no. Se mi paga, posso andare a break even o magari incrementare lo stop profit. E finché non suonerà un altro allarme, io diciamo, sicuramente non mi finisco gli occhi davanti ai prezzi come magari ho fatto i primi mesi, i primi anni, ma fa parte del gioco, no? Quindi per imparare e per farsi un'esperienza. Era quello che volevo sentirti dire, Riccardo. Io lo sapevo perché ti conosco bene, so bene come lavori, come operi, ma per l'immagine deteriore che c'è talvolta nell'industria della finanza, come dire, del trader che si logora davanti al video, no? Che ha la mano inchiodata sul mouse e gli occhi inchiodati al video. Ecco, tu ci stai dando invece una grande lezione di razionalità, di approccio al mercato sensato. Di un approccio al mercato che migliora decisamente la vita di chi sa veramente operare come sai operare tu. E stando davanti al video, il tempo che occorre per avere il massimo del profitto col minimo dello stress, con il minimo del logorio. Va bene, chiamiamolo così. Grazie di averci portato la tua esperienza, Riccardo. Grazie a tutto il fantastico pubblico di Traders. Come al solito, un elogio a un pubblico che dimostra l'affezione ai nostri contenuti. Vi siamo grati di questo. Continuiamo a fare del nostro meglio perché continuate a esserci voi. Domani saremo di nuovo qui con Daniele La Vecchia. Daniele, parlerà di Forex con una filosofia diversa. Daniele è uno strategist dell'Istituto Svizzero della Borsa, fa operazioni di posizione sul Forex, quindi operazioni diverse da quelle con cui Riccardo ha vinto il campionato. Un campionato dura 2 mesi, 3 mesi, è un tempo relativamente limitato, con cui bisogna dare il massimo di sé.
il corso di primi passi da campione per capire la tecnica di Riccardo Guidi con cui si possono vincere i campionati. Domani parleremo invece con uno strategista dell'Istituto Svizzero della Borsa, una persona cioè che manovra patrimoni anche altrui, propri o altrui, con logiche di posizione, quindi con una logica diversa da quello che abbiamo visto questa sera. Ma abbiamo comunque in Daniele Lavecchia uno straordinario relatore che vale la pena di ascoltare nel webinar di domani, 30 maggio, alle 18, sempre sulla piattaforma di Traders Webinar. Clic sul banner che trovate nella pagina dell'home page del sito Traders Mag per iscrivervi all'analisi predittiva di Daniele Lavecchia. Vedremo come Daniele analizza i mercati a livello settimanale, quindi con un time frame sicuramente più lungo e orientato in modo completamente diverso in termini strategici. Lo vedremo insieme per condividere ancora un'ora di cultura finanziaria con i grandi webinar di Traders Magazine. Grazie ancora Riccardo, grazie a tutto il pubblico e arrivederci a domani, al webinar di domani.